Approfittando della presenza d'Altino del consigliere regionale Mario Olivieri, presidente della quinta commissione, quindi quella che si interessa di sanità, volevamo tornare a chiedergli qualcosa sull'ospedale di Atessa, perché se ne è discusso anche nel recente consiglio comunale con attacchi, diciamo, al gruppo regionale di Abruzzo Civico, una posizione ambigua detta di qualche consigliere comunale, ci riferiamo per esempio a Gianleo Ciopalina. Qual è la vostra posizione attuale? La nostra posizione è quella di un gruppo moderato, un gruppo civico che non sta né a destra né a sinistra. Naturalmente appoggia l'attuale governo D'Alfonso. Tuttavia gli obiettivi nostri sono quelli di raggiungere, di dare risposta alle esigenze, nella fattispecie sanitarie, sul territorio di Atessa. Se un giorno abbiamo marinato l'aula, non siamo andati in consiglio, abbiamo messo in sofferenza la maggioranza del consiglio regionale, evidentemente il giorno dopo abbiamo trovato una quadra con il presidente e con l'assessore alla sanità, sul quale argomento potremmo discutere, ma più per i comportamenti. È stato redatto dall'assessore un piano operativo sanitario del quale non eravamo stati informati. Noi ritenevamo che avremmo dovuto discuterne insieme, ne abbiamo discusso dopo, a posteriori, però abbiamo trovato una soluzione al problema che io ponevo, cioè il problema di non ridurre Atessa ad un semplice ospedale di comunità, che poi altro non è che una casa di riposo. Invece abbiamo voluto estendere i servizi sanitari che dovrà erogare, e ne facciamo una delibera di giunta, concordato naturalmente con la maggioranza, che probabilmente andrà in giunta giovedì. Al momento attuale però le cose sono di altro tenore, perché stiamo vedendo che l'ospedale viene sempre più ridimensionato col passare dei giorni. Se non ci saranno queste cose che voi pretendete, quale sarà la vostra posizione successiva? Beh, non possiamo fare i buffoni. Per me una parola, insomma, la faccia ce l'abbiamo messa. È chiaro che noi non siamo dell'opposizione, non possiamo urlare come fa sempre 5 Stelle, anche quando si propongono le soluzioni loro non sono mai d'accordo. Noi siamo per la soluzione che abbiamo concordato. Se naturalmente non dovessero reggere, mantenere la parola, agiremo di conseguenza.